L'Assemblea della SIO ha appena sancito il passaggio di consegne tra la presidenza del professor Ettore Cassandro al nuovo presidente della SIO per l'anno che verrà, Claudio Vicini dell'Università di Forlì. Presidente Cassandro, è stato un anno molto intenso che ha visto anche una sfida particolare nell'accreditamento ministeriale della vostra società, come il bilancio che può aver tracciato sicuramente è stato punteggiato anche di tanti aspetti importanti, tra cui anche l'aver aperto le porte della società ai gruppi giovani dei vostri colleghi di 40 anni. Cosa porta con sé di questa esperienza e cosa le lascia, insomma? Devo dire che è stata un'esperienza entusiasmante, anche se molto impegnativa. Entusiasmante perché veramente abbiamo colto una serie di opportunità per dare anche alla SIO motivi per rinnovarsi. Quindi il rinnovamento dello statuto e del regolamento sull'onda di una legge Gelli è stato solamente lo spunto per poi fare dei ripensamenti su tante cose. Lei faceva cenno all'aspetto della nascita di un gruppo giovani. Io ho colto in questo congresso un nuovo fermento, veramente ho colto un nuovo entusiasmo, ho colto la partecipazione di tanti giovani che forse per troppo tempo sono stati anche un po' trascurati, colpevoli noi. Ecco. Quindi io direi che mi sento molto fiducioso per il futuro, ma mi sento ancora più fiducioso perché so di lasciare la Società Italiana di Otorinolaringologia e Pediatria nelle mani di un grande medico, nelle mani di un grande professore. Sono sicuro che Claudio Vicini saprà fare sicuramente molto molto meglio di me. La sua presidenza sarà anche ricordata come quella in cui la SIO è dovuta crescere in qualche modo, no? Nel senso, l'accreditamento ministeriale fa sì che adesso la società possa anche dettare delle linee guida nell'approccio anche alle tematiche della vostra disciplina. Professor Vicini, quindi questa è un'eredità anche stimolante, immagino. Come intende lavorare? Quali sono i prossimi passi? È un'eredità fondamentale e mi piace pensarla come una staffetta. Il lavoro del Presidente è quello di raccogliere un testimone, e quando si raccoglie il testimone da un corridore che mi ha preceduto e che ha accelerato straordinariamente il passo della società, è più facile mantenere questa velocità. Io riconosco ad Ettore tante doti, ma quella di essere stato un presidente capace di conciliare la tradizione di una società fortissima che ha scritto uno statuto irripetibile, che è un po' come la Costituzione italiana, scritta magnificamente ma che va aggiornata perché le circostanze cambiano. Ettore ha avuto questa opportunità molto faticosa di cambiare e riscrivere in maniera sostanziale il ruolo di una società scientifica che oggi ha dei ruoli fondamentali. È il Ministero che ce lo chiede con fatica, perché è fatica cambiare le cose in corsa, ma ci dà la possibilità di riaffermare l'importanza delle società scientifiche che nel tempo erano leggermente sfumate per tante motivazioni. Il mio obiettivo è di rispettare tutti gli aspetti del mio mandato, che sono quello di propagare la cultura scientifica in ORL. Questo lo facciamo tradizionalmente con il nostro congresso, ma è necessario trovare formule nuove. Nell'era dell'informatica, se non introduci formule nuove, rimani indietro. Il secondo punto è il rapporto col Ministero. Questo è stato aggiornato nel tempo, il rapporto col Ministero diventa sempre più pressante, sempre più difficile, ma sempre più stimolante, perché riafferma la centralità della società. E da ultimo, spesso ce ne dimentichiamo, il rapporto con altre società scientifiche, non necessariamente entro i confini nazionali, quindi anche la sensibilità di aprire, perché la scienza non ha confini e quindi neanche l'otorinolaringoiatria limita le proprie competenze, le proprie conoscenze all'interno del nostro territorio. Quindi spero di riuscire ad essere all'altezza di chi mi ha preceduto e spero di lasciare qualcosa di buono a chi mi succederà. La ringrazio, vi ringrazio entrambi, buon lavoro. Grazie. Grazie a lei.